Un ente filantropico come l'Ufficio Pia della Compagnia di San Paolo, fondato nel 1500, quindi con una storia lunghissima, quale ruolo e quale valore può avere in una giornata come questa, quindi ai nostri giorni? Sì, l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo è effettivamente un ente che ha una storia molto lunga. È stato fondato alla fine del 500 e ovviamente questo costituisce una grandissima ricchezza, però anche una ragione per riflettere oggi sul suo significato e sul suo ruolo nella società attuale. Il nostro compito è quello di contrastare la povertà economica e di farlo erogando risorse direttamente alle persone e alle famiglie, non alle organizzazioni del terzo settore. Quindi abbiamo riflettuto molto su cosa vuol dire oggi fare questo lavoro e abbiamo capito che da ente caritatevole, diciamo di beneficenza, che è un po' quello che siamo stati nella storia, oggi vogliamo essere un ente di solidarietà. Questo perché la solidarietà è un po' il fondamento, anche dentro la nostra carta costituzionale, per i diritti inviolabili delle persone. E la povertà è proprio ciò, è diciamo un'estrema violazione dei diritti inviolabili. Quindi contrastare la povertà oggi vuol dire essere, esercitare il proprio dovere di solidarietà.